Oggi è un incontro con un collega che ci aiuterà a capire come prevenire i processi di radicalizzazione e quello che ha detto è estremamente importante e corrisponde alla tesi del nostro progetto generale, cioè che la radicalizzazione non è solo un fenomeno che ha a che fare con la religione o a che fare con l'islamismo, così come non ha solo a che fare con una dimensione di sicurezza, ma è anche la radicalizzazione è un processo che coinvolge più dimensioni. Ha parlato della dimensione urbana, ha parlato della dimensione sociale, ha parlato della dimensione generazionale, il ruolo dei giovani. Ecco. E quindi radicalizzazione significa anche pensare attraverso quali processi di apprendimento noi possiamo prevenire la radicalizzazione, che coinvolge tutti noi, cioè coinvolge condomini, coinvolge quartieri, coinvolge preadolescenti, coinvolge gli adolescenti, coinvolge le giovani donne e le famiglie. Per esempio, l'esempio che lui ha fatto, le famiglie fragili e il bisogno di una famiglia forte, mette in competizione le giovani donne musulmane con le madri che hanno avuto una storia femminista, per esempio, e hanno rifiutato certe tradizioni. Allora, il bisogno di sicurezza che a volte porta a dei processi di radicalizzazione. Allora, parlare di radicalizzazione significa parlare di un processo complesso e credo che Arezzo in questo momento sta diventando un centro studi e formazione su questi temi, proprio per sostenere le città, le comunità, le scuole e le persone a saper vivere dentro una società multiculturale contenendo i processi di radicalizzazione, che possono avere uno sbocco violento, ma non necessariamente se noi siamo in grado di intervenire. Je crois que le phénomène de la radicalisation remet en cause les habitudes de la vie collective dans les sociétés européennes, en particulier en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre. Le problème essentiel, c'est que ces jeunes qui se sont radicalisés, il ne faut pas croire qu'ils ont été uniquement influencés par une idéologie externe. Il y a aussi des phénomènes sociaux dans nos sociétés, des problèmes sociaux qui encouragent vers cette forme de rupture violente avec la société dans son ensemble. Allora, diciamo che dobbiamo rimettere in questione il nostro modo di vivere oggi nelle nostre società, in tutti i paesi europei. Esiste sicuramente una spinta alla radicalizzazione che è data dalla religione, ma esistono dei fenomeni sociali molto importanti che, se vogliamo comprendere il fenomeno, noi dobbiamo assolutamente prendere in considerazione.